essere un uomo di folle nello stare seduto 5-6 ore al giorno a trovare, cercare, valutare, evidenziare tutto ciò che può essere in qualche modo riportato alla costruzione di forme, composizioni. 50 anni, quindi 50 anni ogni giorno almeno con una media di circa 5-6 ore, da sempre questo. Io sono qui ad affogare le tessere della malta. Con una gestualità pacata e la saggezza di chi ha vissuto le più disparate esperienze, il maestro di arte musiva, Bruno Zenobio, ci apre le porte del suo colorato laboratorio, dove regna uno stimolante e creativo disordine ordinato, ma tutto ha un senso. Perché il mosaico? Cosa o chi ha fatto nascere quel desiderio di comunicare attraverso l'arte? È qualcosa che è maturato un po' nel tempo, perché io ho iniziato con l'arte figurativa, quindi venendo fuori da un liceo artistico in cui le espressioni potevano essere solo accademiche, quindi quello che facevo a scuola più o meno lo riproponevo. Diciamo che è avvenuto un po' per caso, nel senso che ad Atri c'era un laboratorio, c'era, adesso non c'è più, si chiamava ditta Camper, che operava nel campo delle vetrate, delle chiese, quindi nell'arte sacra. E ad una mia mostra lui mi contattò e mi chiese se avevo intenzione di fare un'esperienza nel campo del mosaico. Gli diede la copia di un mosaico paleocristiano che io feci tranquillamente, secondo il mio istinto, ottenendo dei pessimi risultati. Per lui però erano soddisfacenti e mi affidò ad un mosaicista di Mestre, un certo Zavagna, si chiamava Zavagna, ma che era una che eseguiva dai cartoni degli artisti, quindi più un artigiano che non un artista del mosaico. Con lui sono stato circa una decina di giorni, perché dopo era qualcosa che mi annoiava e non mi dava quella giusta dimensione del mio fare. E quindi dopo un po' era il periodo in cui c'era l'abilitazione per l'insegnamento, che era un guadagno sicuro, mentre l'altro era incerto, e quindi lasciai perdere. Andare a Ravenna per me aveva un significato molto importante, quindi conoscere i massimi esponenti allora, quindi i signorini che insegnavano l'Accademia di Ravenna, i Sottaracuzzi Fiorentini, che era un altro insegnante dell'Accademia di Ravenna per il mosaico, e mi si aprirono tante di quelle strade, quindi un universo in cui io entrai a gamba tesa, come si suol dire. Tutto quello che tu vedi qui mi viene dal mosaico. Io sono il settimo di 8 figli, e non è che si soffriva anche la fame nel periodo della guerra, quindi per dire, dal niente sono arrivato a tutto questo, insomma. In qualche modo ho dovuto lottare fin dalle mie origini, perché che vuoi, mio padre era falegname e restauratore di mobili antichi. È un ricordo particolare, mia sorella mi portava sempre in braccio, quindi da 3 anni, 4 anni, il mio ricordo era che io piangevo quando c'era appunto questo aereo che bombardava Atri, dei tedeschi che, avendo perso la guerra, si ritiravano. Tutte tessere, anche in questo momento è una tessera della mia esistenza, parlare con te, con lui che sta facendo le riprese. E sono le famose tessere della vita. La vita è fatta di tante tessere, e alla fine delle forme mosaico dell'esistenza. Io ho iniziato col teatro, ho avuto questa passione nella fase adolescenziale, nella giovinezza. Adesso vi faccio vedere delle locandine in cui compare il mio nome come interprete di commedie in vernacolo. Questa è una commedia musicale in cui io sono protagonista di questa commedia musicale. Quindi sono i personaggi che abbiamo fatto al Teatro Massimo di Pescara, questa cosa.
Le possibilità espressive del mosaico sono tante quante l'ampia gamma di materiali da utilizzare. I materiali sono dai più disparati, quelli mi guardo intorno, me la porto a volte sono le persone a portarmi il materiale, a portarmi le cose, allora quando arrivano i pezzi di metallo, pezzi di legno antico, tutti quelli, non è solo come quelli della tradizione di epoca romana, la tessera è quadratino, sempre rigorosamente di dimensioni uguali più o meno, no? E viene fuori delle figurazioni, delle decorazioni, no? Il mosaico contemporaneo invece è guardarsi intorno e vedere ciò che succede nella nostra esistenza. L'oggetto più umile che è il fondo di bottiglie, di sfumante, ma parto anche certo qui da un concetto fondamentale che è un po' quello di far convivere tra i materiali più poveri con quelli più ricchi, quindi l'oro, le tessere di oro che hanno un costo di circa 200 euro al chilo e per fare un metro quadro ne occorrono 10-15 chili, che adesso mi trovo dietro un serbatoio di circa 2000 tonnellate di colori che in qualche modo posso spaziare come credo, insomma, nella ricerca che si torna al materiale, si torna poi al concetto di assemblaggio dopo che tu hai, perché se non hai cosa fa? Devi avere sia nella mente, nella progettazione che anche nella produzione delle cose che poi ti servono. Anche nella vita, il mio concetto di vita e di esistenza io lo trasferisco fortemente nel mosaico, quindi anche quello che faccio, quindi tu vedi, allora dici che c'entra il fondo di bottiglia insieme ad un'opera del Rinascimento, possono convivere, tutto è legato a questa nostra esistenza, a questa nostra umanità. 650 metri quadrati di mosaico abbracciano fedeli e non all'interno della Chiesa del Sacro Cuore di Roseto degli Abruzzi, una delle opere più conosciute del maestro. Alla Chiesa del Sacro Cuore di Roseto in particolare c'era un mio concetto che non è mio naturalmente, ma di quelli che hanno scritto parecchio nel campo del mosaico. Il mosaico ha una funzione di smaterializzazione dell'effetto architettonico. L'architettura della Chiesa del Sacro Cuore non è granché, è una chiesa quasi anonima. Però con il mosaico tutto questo si smaterializza, diventa qualcos'altro. Le sue opere sono conosciute in tutto il mondo e nel corso degli anni non sono mancati illustrissimi riconoscimenti. Tra i più importanti la sua partecipazione come ospite d'onore agli incontri internazionali del mosaico. È l'ultimo a Chartres in cui sono stato invitato alla 13ª Biennale Internazionale del Mosaico Contemporaneo. Come ospite d'onore a questa biennale io ho parlato per un'ora a 200 mosaicisti contemporanei provenienti da ogni parte del mondo ed ho esposto 20 sculture nella cattedrale di Chartres. Vi posso far vedere adesso ciò che mi ha questa organizzazione mi ha onorato creando questo pannello che è stato messo per circa 2 mesi davanti alla cattedrale di Chartres. Il mio momento musivo era il tema della relazione che io ho fatto a Chartres. Non parto da sei soggetto, tutto sommato mi viene dalla committenza. La committenza è il 60-70% che la committenza ti fa vivere, la committenza ti dà la libertà poi di esprimerti. Io faccio parte di quella categoria che non crede di essere un artista, perché amica carissima, l'arte è difficile da conseguire. Nel senso, l'opera d'arte non è qualcosa che la mattina ti alzi e fai arte, oppure quando hai l'ispirazione, la famosa ispirazione, la mattina vengo alle 8 e comincio a lavorare come un ragioniere. Sono il ragioniere dell'arte, forse non sarà arte, ma l'arte è quella vera, si raggiunge, sono pochi a conseguirla.
diciamo che per ogni secolo ne nasce uno o due di artisti. La storica d'arte Cristina Acidini, profondamente stimata dal maestro Zenobio, è rimasta colpita dalla capacità di far coesistere questa grande varietà di materiali e in una lettera accuratamente conservata ha così sintetizzato lo stile del maestro. Si vede il frutto di una ricerca instancabile e continua, che va molto oltre l'ingegnosità, la sensibilità estetica e la sapienza manuale e tocca sfere profonde di appartenenza umana e sociale. Quali sono i progetti futuri, maestro Zenobio? C'è questa installazione che adesso comprende un'equipe di tra l'assessore del comune di Atri, il sindaco di Atri, poi ci sta Cingoli, poi ci sta il Cino di Paolo. Poi adesso stavamo pensando di coinvolgere l'austriaca Cristina Cidini, che è responsabile del Museo del Mar di Ravenna. È una che mi conosce bene, conosce il mio percorso. Ci siamo incontrati ai convegni di Spilimbergo, di Vienna, di Mosca, quindi è una persona che mi ha seguito in tutte le mie fasi. Procedo sempre non con dei momenti di ispirazione, ma con costanza e continuità. Essendo lei una persona carica di esperienza, che consigli sente di dare ai giovani? Non scoraggiatevi mai. Se le cose che fate lo fate perché amate farle, che è legata alla vostra passione, ma questo l'avete sentito dire molte volte, è legata alla vostra passione. Ci sono momenti importanti, momenti di grande sacrificio e sofferenza. Solo se riuscite a superare quei momenti in maniera dignitosa, perché lo scoramento avviene, poi cambiate sempre, oppure ricominciate da capo. Questa è la molla che vi deve spingere. Fare. Non fermatevi mai, non state ad aspettare che le cose vi piovono o vi vengono dall'alto, no? Domandate dentro voi stessi, prima di tutto. Questo mi piace fare, anche se non vi dà un risultato sul piano economico, sul piano della gloria, del successo. Mi piace fare. Il partito si è raccontato, quello che mi faceva la tesi sacra poco. Dicevo a me stesso, ma sto pensando che se me lo rifiutano, anche se non me l'accetto, a me piace, lo tengo per me, quindi lo amo. È quello che tu sei, che ti devi rimanere, lo devi chiudere nella tua storia. Questo è importante.